Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale YouTube. Dopo l'ottima riuscita della recensione del Phantom 4 Pro, oggi parliamo delle caratteristiche tecniche della sua telecamera. La differenza sostanziale tra la telecamera del vecchio Phantom 4 e quella del Phantom 4 Pro è la dimensione del sensore stesso. Parliamo di un sensore da un pollice, che fa veramente la differenza sul nostro mezzo. Innanzitutto perché parliamo di otturatore meccanico. L'otturatore meccanico permette di eliminare le distorsioni del tipo rolling shutter, quindi quando si fanno quegli spostamenti veloci, quell'effetto di distorsione legato all'elettronica e non alla meccanica dell'otturatore stesso. La fotocamera è a 8 elementi e 7 gruppi ed è in grado di utilizzare codifiche H.264 come le classiche, ma anche H.265. Il sensore è un sensore da 20 megapixel, un Exmor RCMOS. Con la codifica H.264 è in grado di lavorare a 4K a 60 frame al secondo. Con la codifica H.265, che non è ancora utilizzata un granché, però potrà essere utilizzata futuristicamente, con la codifica H.265 riusciamo a lavorare a 4K a 30 frame al secondo. Entrambi, sia a 30 che a 60 frame al secondo, hanno un bitrate di 100 megabit per secondo. Che differenza c'è tra l'H.264 e l'H.265? L'H.265 raddoppia la quantità di elaborazione delle immagini e quindi automaticamente migliora la qualità delle immagini stesse. L'angolo di visuale della telecamera è di 84 gradi con una focale da 24 mm equivalente. L'apertura, o il diaframma come lo vogliamo chiamare, parte da 2.8, arriva fino a 11F, come vi avevo già detto nella recensione completa del Phantom 4 Pro che trovate qui in alto. L'otturatore meccanico ha una velocità da 8 secondi a un 2 millesimo di secondo. Se invece vogliamo aumentare ancora la velocità di scatto, dovremo affidarci all'otturatore elettronico che ci permette di arrivare fino a un 8 millesimo di secondo. Il range dell'ISO fotografico è da 100 a 3200 in automatico e da 100 a 12800 in manuale. L'ISO a livello video è uguale, quindi da 100 a 3200 in automatico, mentre da 100 a 6400 in manuale. Il paragone che ho intenzione di mostrarvi è quello con una GoPro Hero 5 Black Edition. Quindi mettete a tutto schermo il video e godetevi questo paragone. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di mettere mi piace al video. Un saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!